Sia lodato Gesù Cristo. Prima di portare avanti ancora di un giorno il nostro discorso, siamo al terzo giorno della novena, permettetemi di stuzzicarvi anche questa sera. Solo così. Abbiamo detto almeno tre volte, quattro ripetendo all'inizio: io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Abbiamo ripetuto quattro volte nel Salmo responsoriale. Qualcuno ci crede? Qualcuno si sente una meraviglia stupenda? E di che stiamo a parlare? Sì, meno male che non c'è. Ma capite qual è il segreto dei santi, no? Questo è un fuori programma, però io guardavo, ripetevo e osservavo, dico guarda, ripetiamo tutti, ma quanti ci credono? Perché sapete, Dio ci sa guardare solo così. Dio guarda ognuno di noi e ci guarda come una meraviglia stupenda. Ci avete figli? Immagino di sì. Figli, nipoti, li guardate con gli occhi del cuore? Esattamente sì. Perché Dio ci dovrebbe guardare in modo diverso? Però noi non ci crediamo, Troppo pochi, o troppo poco, o a giorni alterni. E se mi sfidi, poi ci sediamo là e ti faccio vedere che non ci crede manco tu, Non mi sfidare. Questo è un problema. E un'altra cosa che leggevo nella preghiera d'inizio, Eterno Padre, la colletta, sì, sapevo che si chiama colletta, cioè il gobbo, il suggeritore. E Dio Padre che hai preparato San Giovanni Battista perché il tuo popolo trovasse ben disposto l'avvento del Messia. Non sembra né allora e neanche ora un popolo ben disposto, ma il problema non è a monte, il problema non è dalla parte di Dio, perché Dio tutto quello che poteva fare, aveva le sorelle, mi pare che l'ha fatto, fino a mandare il suo figlio, un popolo ben disposto, è che il popolo c'ha la dura cervice, adesso ce l'abbiamo dura. Non capiamo verso dove dobbiamo alzare gli occhi e verso da dove davvero ci arriva l'aiuto. E questo ci rallenta, questo non ci fa né più bravi né più cattivi degli altri, semplicemente rallenta il nostro cammino di fede. Queste due cose che ho detto, che sono fuori programma, cioè non crede che siamo una meraviglia, perché Dio fa solo cose meravigliose. E non credere e non volersi disporre all'accoglienza del Salvatore semplicemente rallenta il nostro cammino. Se mi fa gioco mi rimetto là. Torniamo al nostro discorso. Vi ricordate già la prima sera abbiamo fatto? Eccoci qua. Noi andiamo avanti così. Allora, prima, seconda e terza sera. La prima sera abbiamo detto quale senso potrebbe avere, no? Cambio un po' le parole per vedere quanto state attenti, ma il senso è sempre quello. La prima sera abbiamo detto ma qual è il senso di festeggiare ancora la Beata Vergine Maria? Forse possiamo aggiungere un granellino di venerazione o di gloria alla Madre di Dio? La Madre di Dio, fratelli e sorelle, dove sta? Sta benissimo. E noi non possiamo aggiungerle nulla, perché l'Eterno Padre l'ha formata di tutto. Se noi continuiamo a festeggiarla con cadenza annuale, veramente con cadenza molto più che annuale, ma diciamo la festa patronale, con cadenza annuale è perché guardandola, portandola al nostro livello, lasciandoci prendere da lei per mano, possiamo camminare sulla strada che ha tracciato Gesù Cristo.
Questo è il senso profondo della festa. Stare alla scuola di Maria per arrivare a Gesù. E abbiamo visto il fatto che la testardaggine col Signore non ci porta da nessuna parte, la differenza tra la reazione di Zaccaria e la reazione di Maria. Il curiosone è diventato muto per 9 mesi, poi quando è nato gli si è sciolta la lingua. Maria, umile, piccola, ha un altro tipo di accoglienza, accoglie per fede anche se non capisce per filo e per segno quello che succederà. E poi abbiamo cominciato a prendere il discorso più da vicino, no? Vi ricordate che ieri sera l'angelo che per noi può essere anche un angelo di carne, perché mi sembra che arcangeli per pace del bella non se ne vede, arcangeli che volano a portare annunci, sono inviati da Dio per portarci buone notizie. E chissà quante volte il Signore si è servito di chi che sia, di chiunque, vicini, lontani, amici, sconosciuti, per mandarci un messaggio e noi siamo stati distratti e non abbiamo accolto la bellezza di quel messaggio. E poi abbiamo detto le parole dell'angelo: rallegrati perché il Signore è con te. Quindi ho detto, puntiamo l'attenzione sul fatto di rallegrarsi non perché gli sarà scomputata chissà quale prova alla Beata Vergine Maria, ne ricordo uno per tutti, il dolore supremo di vedere morire un figlio in croce, penso che non esista un dolore più lancinante. E infatti l'arcangelo non gli ha detto rallegrati per chissà quale motivo, rallegrati semplicemente perché il Signore è con te, il Signore è dalla tua parte. E questo è un augurio che noi ci scambiamo continuamente, non solo a livello liturgico, no? Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, il Signore sia con voi e con il tuo spirito, ma che altro facciamo se non dirci, io vi dico, il Signore è dalla nostra parte, e voi mi dite, è anche dalla tua. E questo ci fa rallegrare, rallegrare a filo, e passo alla parola di questa sera, rallegrarsi. Non significa, fratelli e sorelle, ridere tutti i giorni. Ci sono delle giornate dove tutto vorreste fare tranne che sorridere, no? Dicevo la prima sera, veniamo fuori da un tempo che ci guardi il Signore dal farlo ritornare, talmente è stato intenso. Sì, le famiglie si sono ritrovate, sono state insieme, hanno pregato di più, hanno mangiato di più, hanno fatto tutte più cose. Ma quanta gente è morta? E quanta ne sta morendo ancora? E quanta ne soffre? E quante è stata da sole, quanti sono stati lontani dai sacramenti, per cui è stato un tempo pesante, 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 pesante. Quindi rallegrati perché il Signore è con te. Stiamo parlando della perfetta letizia, no? Stiamo parlando, come dicevo ieri sera, un passaggio di qualsiasi cosa succede, casca il mondo, io casco insieme al mondo. Senza bisogno che mi strappi i capelli, che peraltro non ho più. Questo è rallegrarsi perché il Signore è con me, perché il Signore è dalla mia parte. E vi ho detto, Maria si è stampata questa frase nel cuore, e tutte le volte che nella sua vita ci ha avuto anche l'ombra dello scoraggiamento, ha attinto da questa frase. Si sarà ricordata che l'arcangelo gli ha detto, guarda, tu rallegrati sempre, perché il Signore è dalla tua parte. Andando avanti nel brano, la parola di questa sera continua secondo questo dialogo tra l'arcangelo e Maria. Quindi rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, il Signore è dalla tua parte. Certamente mettiamoci per un attimo nei panni di una giovinetta che era giunta da un annuncio, da un saluto così strano, perché è un saluto strano di fatto, e lei si turba, la scrittura dice, lei fu molto turbata, molto turbata. Quindi non una cosa piccola, non una sciocchezza, lì si rendeva conto che c'era in gioco qualcosa di grosso. Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te. A quelle parole Maria rimase turbata. E siccome l'arcangelo ha visto il turbamento e la paura di Maria, e siccome quando sia Maria e sia noi, no? Stasera facciamo un colpo al cerchio e un colpo alla botte,
Quando siamo guidati dalla paura, facciamo delle cose sciocche. L'arcangelo, sapendo questo, subito, vedendo il turbamento di Maria, le dice: Maria, rincara la dose al positivo. Maria, non temere. Maria, non avere paura, perché la grazia di Dio è con te. Ma gliel'aveva detto un versetto prima. Ma voi vi siete dimenticati di quando avete paura? Quando uno ha paura, sapete che succede? Succedono tante cose. Succedono che uno ti parla e tu manco l'ascolti, perché talmente sei concentrato su quella paura che c'hai che non l'ascolti. Quindi che gliel'abbia eventualmente detto due volte ha fatto solo che bene. E non solo, quando abbiamo paura, faccio un esempio solo su tutti, così arrivo dove voglio arrivare. Vi ricordate che si parlava a tutti dei giornali fino a un paio di mesi fa, quando stavamo nel pieno della quarantena: non correte ai supermercati, non correte all'accaparramento, perché il cibo si troverà sempre. Mi permetto, perché mi sento a casa con mia madre, manco io con te. Cioè, la gente correva. E perché la gente correva ad accaparrare? Perché gli era sviluppata la fame, perché c'aveva paura. Nella paura facciamo cose irrazionali. E allora, come si esce dalla paura? Dalla paura si esce o in maniera irrazionale, appunto, la gente ha continuato ad accaparrare, apro e chiudo parentesi, e in questo momento sta buttando roba scaduta, perché giustamente non è che ti puoi mangiare l'impossibile, le dispense non viene, ora sono quasi pieni i cassonetti, forse non succede a Pace del Mela, vi posso portare testimonianza di Roma, che vabbè, lasciamo stare, altri capitoli. Non avere paura, allora, o ti fai governare dalla paura, e a volte governati dalla paura facciamo stupidaggini immani, grandi, e non va bene, o usciamo in una maniera fittizia. Vi faccio un esempio così mi spiego meglio. Mi viene qualcuno magari e mi dice: padre, ho paura. Di che cosa c'hai paura? Purtroppo mi hanno detto che ho una malattia. Allora, se io sono sano di mente e non sono un pazzo scatenato, non mi permetterò di dirgli: oh, non ti preoccupare, guarda, diciamo due volte l'Ave Maria e ti passa tutto. Se sono sano di mente non glielo dico, perché siccome non sono il Padre Eterno, io non lo so che cosa ha in mente il Padre Eterno, io non lo so quella malattia nel progetto di Dio, Dio come la farà fiorire. O mi fido di Dio, fratelli e sorelle, o non mi fido. E se mi fido, o mi fido sempre, salute, malattia, giovinezza, vecchiaia, problemi, non problemi, o stiamo scherzando? Quindi se mi viene uno e mi dice: ho paura per questo problema, rassicurarlo è da pazzi. Qualcuno mi dice: ho paura perché ho 40 anni e non mi sposo più. Ma dice: guarda, allora diciamo la Ave Maria e il Signore ti porta il marito. E se poi il marito non glielo porta, quella viene da me e dice: ma tu mi avevi promesso. Quindi anche questa strada seconda è sbagliata. La terza è unica, sana, saggia, di Dio soluzione, è non temere, perché hai trovato grazia presso Dio. E questo ti strappa dall'ansia, che non ti fa riposare, e si cominciano a realizzare le parole: solo in Dio riposa l'anima mia, solo in Dio riposa l'anima mia. E siccome i salmi, fratelli e sorelle, salmi che noi magari non ci prestiamo moltissima attenzione, invece era la preghiera di Israele, chissà Maria quante volte, no, nelle famose annunciazioni è sempre rappresentata inginocchiata che prega, ma chissà quante volte gli sarà passato sotto mano il Salmo 62. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza, Lui solo è il mio rifugio. E allora, se mi viene una persona ammalata, apro e chiudo parentesi,
sacerdoti vivono per sempre o non si ammalano, no? Quindi non è che non lo viviamo sulla nostra carne. Ma se mi viene un fratello che mi dice ho paura perché sei ammalato, io gli dico in questa paura, vediamo il Signore che cosa ci vuole dire. In questa difficoltà, vediamo il Signore che cosa ci vuole dire. E a volte i problemi sono grossi, 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 ma mai rassicurare. Piuttosto non temere, semplicemente perché Dio la grazia te la darà. E Dio non ti dà mai la grazia che ti serve nel momento della prova anzitempo. Quando arriva la grazia, insieme alla difficoltà, il Signore ti manda una via d'uscita. Ma tu non ti devi fare prendere dall'ansia. Noi forse già una cosa di questa l'abbiamo sperimentata nella nostra vita. Però poi quando passa il problema, quando passa il periodo critico, ci dimentichiamo che Dio è fedele alle sue promesse. 365 volte nella Bibbia c'è scritto non temere, non temere, non temere, non temere, come quasi fosse una volta al giorno, ma significherà qualcosa o è l'ennesima coincidenza. Il Signore dice non ti fare prendere dall'ansia. Solo in Dio riposa la tua anima, l'anima mia, l'anima mia, l'anima tua, l'anima tua, l'anima tua, l'anima di tutti. La nostra vita riposa in Dio, perché non è utopia una vita perfetta senza problemi, senza difficoltà. Non esiste, lo possiamo credere fino a che siamo bambini. Poi cresciamo e ogni tanto qualche difficoltà si presenta. Si presenta anche la gioia, che se siamo vittima della paura non ci sappiamo nemmeno godere. Sapete, esistono due persone, chiudo, esistono due tipi di persone che puoi incontrare, che possiamo incontrare nella vita. I vivi vivi e i vivi morti. I vivi vivi sono gente che tu ci passi vicino e ci respiri un poco di paradiso, un poco di vita eterna. Gente che solo in Dio gli riposa l'anima. E se casca il mondo, casca insieme al mondo, non si scompongono. Avrei esempi di gente veramente che ha attraversato difficoltà estreme, di giovani che non ci sono più, con la luce negli occhi, che tu ci stava accanto, diciamo, ma veramente mi sento indegno di stargli accanto, che respiravi già paradiso, un vivo vivo, un vivo da vivo, un vivo risorto. E poi c'è un'altra categoria dalla quale il Signore ci scampi, fratelli e sorelle. Sono quelli che, ciao, come stai? Terano. Terano, che dire? Terano. Oppure peggio ancora, diciamo, fino a 70 ci sono arrivato, fino a 80 ci sono arrivato, ormai sui miei sgoccioli. Cioè, i vivi morti, vivi biologicamente, ma non facendo riposare la loro anima in Dio, o campano un giorno in più, o campano un giorno in meno. È la stessa cosa, cioè entusiasmo, la gioia di vivere. Capite da quale paura l'arcangelo ha strappato la vita di Maria? Era impaurita, era piccola, non aveva capito, si fidava di Dio, ma c'era la paura. Ho paura! Hai paura? Sì, non temere, perché la grazia di Dio non ti manca. Però Maria, ci devi credere, perché se non ci credi o ci crederei a giorni alterni, la cosa non funziona. E Maria ci crede, non capisci per fede e per segno, quindi non ti sfasciare il cervello a voler capire per fede e per segno, ti devi fidare di Dio e non devi avere paura, perché la paura ti farà fare un sacco di stupidaggini. Ripeto, qualcuno mi potrebbe dire, ma tu hai visto che qualcuno di noi è più grande, ma ste dai che stupidaggine fare, fatevi servire da me. Non c'è limite d'età per fare stupidaggini, soprattutto quando la paura governa casa nostra. Fiducia in Dio e non temere. Vogliamo arrivare al 2 luglio festeggiando degnamente Maria Santissima, avendola come nostra maestra alla scuola sua? Sì. Se abbiamo paure, questa è la sera giusta per professare più forte la nostra fede. Signore,
non temo, ma non temo che andrà tutto bene. Non temo perché tu sei con me, la tua grazia è con me. E io di te mi fido e in te riposo. E ho mille problemi, ma in te riposo. Amen.